Bene, siamo alle dune della Peniglia, stiamo attraversando la cresta della duna, questa meravigliosa pineta, e conduce come sempre Alessandro. In prima posizione, sta mantenendo una velocità di crociera abbastanza impegnativa. Vediamo che sembra di vedere quella che doveva essere l'Aurelia antica, ragazzi. Con pini alla destra, con pini alla schierda, e con un grande ciclista che ci conduce alla scoperta di una via, la Peniglia, così come non l'avete mai vista. Preponderante e non ignorabile il rumore delle cicale, e come dice il proverbio, tutta l'estate cicalano, e poi l'inverno le formichine invece, e le formichine stanno messe bene. Ma chi avrà ragione, la cicala o la formichina? È meglio due vite da schiavo che campano due stagioni, o una sola vita da cicala? Che poi, ragazzi, diciamocela tutta, le formiche in inverno muoiono, le formiche d'inverno, poi dopo rinascono nuove formiche l'anno dopo, non è che una formica vive chissà quanti anni, diciamoci la verità. Ma io sta storia qua non so tanto sicuro, magari te dicono così in maniera tale che tu poi dopo lavori contento da schiavo, contento, perché magari mica è vero. Secondo me le formiche morono e poi ne rinascono altre nuove, anzi secondo me manco un anno riescono a fare formiche, capace che dopo qualche mese morono. Lo sapete che le zanzare non è che vivono tutta la vita media delle zanzare, non è una stagione estiva, ma qualche giorno vivono, secondo me, le zanzare. La raccontano, la raccontano, ma non la sanno raccontare. Bene, ragazzi, comunque con questo grande cicalio di cicale, prima quella statua, non so se avete visto, ricordava qua il fatto che sulla spiaggia della Peniglia è sbarcato e poi morto quel grande pittore che faceva quei grandi contrasti bianco e nero. Qui siamo, come si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava, ma scrivetemelo voi nei commenti. Non è che posso sapere tutto quanto io. Voi dite, mille cd, ma tu sei top youtuber, devi sapere tutto. No, non è così. Che non è che uno che se nasce top youtuber poi dopo ha l'obbligo di sapere. Che quello è l'obbligo. Obbligo non ha a che fare con artista, capito? L'artista è quello che nasce obbligo free, senza obblighi. Giusto, Alessandro? Ok. No. Quando ti dicono tu devi, allora lì c'è puzza di fregatura. È qualcuno che ti vuole rubare un pezzo di vita. Quando una persona ti dice tu devi, tu devi guardare strano e dire vabbè, scusa, c'ho da fare, Ho da fare, guarda, devo andare a fare un video, e prendi e vai via. Io devo, tu devi, gli devi. Ragazzi, vi porto a vedere una cosa meravigliosa, Tremolerà un po', ma ho capito, Sto in bicicletta, è già pure troppo stabile, Narana, io mi chiamo Carmelo Pasquale, che sono sti cosi qua? Sembrano i pali dell'ombrelloni, però non possono essere. Qui non ci abbiamo bisogno di ombrelloni. Alessandro, ti piace sto sentiero? È estremo? È estremo, ragazzi, sto sentiero, come avevo detto io. Ragazzi, questa è una passeggiata che non vi potete perdere, anche perché ci sono tre vie. Questa è la via centrale, che è tutta la duna della Peniglia che ci porta fino ad Anzedonia. Poi c'è alla mia destra, adesso stiamo andando in direzione Anzedonia, alla mia destra abbiamo la spiaggia, quindi 6 km di spiaggia selvaggia, con le casette costruite con i rami dalla gente che va a cercare sta via selvaggia, sta spiaggia selvaggia. E alla sinistra invece abbiamo un altro sentiero sempre ciclabile che costeggia la laguna di Orbetello. E quindi in questo sentiero abbiamo la possibilità di fare baywatching e vedere insomma un altro ecosistema d'acqua dolce. Non lo so se la laguna dovrebbe essere d'acqua dolce. Ecco, magari scrivetemelo nei commenti. Scrivetemelo, perché non è che posso sapere tutto io, Non è che io posso sapere tutto.
Bene ragazzi, allora se vi è piaciuto questo pezzettino, abbiamo fatto all'incirca un chilometro insieme, pollici in su. I chilometri sono 6, percorribili sia a piedi che in bicicletta. Si parcheggia la macchina dove dalla macchina è scritto spiaggia La Feniglia. Prima c'è un grande parcheggio per i camper, volendo uno può parcheggiare anche là, o se no si va ancora un po' più avanti, 100 metri dopo c'è un parcheggio proprio che è immediatamente, si segue l'indicazione e si arriva a questo parcheggio che è immediatamente qua. Come mai vai a piedi, Alessandro? Fatichi di più? Sei stanco? Va bene, allora è arrivato il momento di fermarci a fare pausa pranzo. Va bene ragazzi, noi si mangia, ciao, noi si mangia, ciao ciao. Abbiamo fatto il pieno a Talamone dalla signora dai capelli blu, che c'era un sacco di roba. C'è un posto a Fonte Blanda, lì c'è un posto dove c'hanno un sacco di roba buona a portar via. Ciao ciao. Si chiama Da Martina, la signora si chiama Eva. E la rosticceria Da Martina, e ti fanno da mangiare le patate, le cotolette, i pomodori col riso, le crocchette, i primi di riso. Poi noi che altro abbiamo preso? Ah, poi gli arancini, i supplì, la pasta asciutta, il pollo fritto, pollo arrosto, pollo alla diavola. Un sacco di roba, non tutto lo stesso giorno, quindi dovete andare in vacanza un po' di giorni, così man mano trovate un po' tutto. Allora, chissà se troviamo pure qualche tavolo, perché laggiù vedo tipo qualche forma di vita. Alessandro nel frattempo è risalito in bicicletta. Oh dai, che è pianura. Qui c'è scritto chilometro 1 ASFD. Quindi eccolo qua, questa è la lapide del primo chilometro, anche questo ci ricorda senz'altro, vedete qui una specie di percorso ginnico, se erano dritte non le potevamo utilizzare come tavole per mangiare, però così storti, boh, andiamo più avanti e troviamo qualche tavolinetto proprio predisposto, però sennò se andiamo a mangiare là sul tavolo storto, ma chi ce frega a noi, chi ce frega. Allora guardate che figata, l'Aurelia antica era così, era solo che in mezzo vi dovete immaginare che c'erano i lastricati e poi c'erano ogni tanto qualche statua, qualche croce che ci impiccavano, ci crocifiggevano gli schiavi, così giusto per essere, non tutti i giorni, certi giorni sì, certi giorni no, certi giorni sì, certi giorni no. Allora, quali sono le dimensioni? A destra abbiamo il mare, all'incirca saranno 300 metri, a sinistra abbiamo il lago e all'incirca saranno 500 metri, quindi sta diciamo 500 e 500, via. All'incirca per andare dal lago che sta di qua al mare che sta di qua ci sarà un chilometro e sta striscia sarà all'incirca un chilometro, diciamo 500 metri da una parte, 500 metri dall'altra. A occhio, a occhio, non prendete mai per oro colato quello che vi dice Mille Accendini. Che Mille Accendini, guardate dalla duna, là si vede proprio la gobba, vedete la gobba? È proprio una gobba, sembra come se fosse la gobba di un dinosauro. È estrema ragazzi, anzi mo glielo voglio dire Alessandro. Alessandro! C'è un dinosauro! C'è un dinosauro seppellito, vieni avanti Alessandro! Eh no, questa è una cosa preistorica, si vede la gobba del dinosauro seppellito sottoterra. Eccolo, guardalo, ci zoomo, è incredibile, la gobba di un dinosauro seppellito. Quelli devono essere quelli grandi secondo me che mangiavano l'erba. Dove vai, a controllare? Alessandro, ammetti che non è morto, che ti si risveglia? Mai, si dice mai, vai a controllare. La bici ce l'ha la strada? No, questa è una strada solo pedonale, se passerà una jeep al giorno. Vai a controllare Alessandro.
Ragazzi, io non vi consiglio, se vedete anche voi un dinosauro che sta dormendo, non andate a verificare. Io mi ricordo una volta che ho fatto il safari e erano tutti quanti dottore, che della gente che non era per niente avventurosa. E allora che succedeva? Stavamo a dormire e avevamo montato proprio in mezzo le tende, proprio in mezzo alla savana, quindi ci stavano tutti animali selvatici, leoni e altro. Hanno sentito un rumore, invece di alimentare il fuoco e mettersi là al caldo, come cioè al caldo tutti insieme vicino alla luce, hanno preso le torcette, quelle là con le pile Duracell, proprio le torcettine quelle che ti regalano al supermercato, e sono andati nella savana, si sono addentrati a vedere che facevano. Allora, come l'ha fatto il primo coglione, scusate, perché di coglioni si tratta, io sono andato dietro altri due o tre coglioni, chi faceva la ragioniera, chi faceva il commercialista e chi faceva il coso con la torcetta in mezzo alla savana, perché hanno sentito un rumore. Ma se hai sentito un rumore, devi andare in direzione contraria, non puoi andare a cercare chi è fatto, no? Io invece, mille accendini, ho aumentato il fuoco, ho messo ancora là più legna e me ne sono stato vicino al fuoco. Mi sembra la cosa più stupida del mondo quando vedi invece qui Alessandro, bene o male, perché il coso è estinto, sta caricando, stai salendo sulla gobba del dinosauro, Grande Ale, grande! Che spettacolo, Alessandro! La testa è rimasta sottoterra? È una tartaruga. Ah, una tartaruga, non è un dinosauro? È una tartaruga vera, è viva. Ah, è viva? Quella sta a dormire, sta a letargo, te lo dico io. Si muove, Si è mossa? Attenti, che se la svegliate, quella si alza, le porta a spasso, Allora, io mi chiamo Carmelo Pasquale, sto brigadiere nel carcere mio. Wow, che salitona, ragazzi! La mia bici è figa, va dappertutto, Pure quest'altra bici è sempre mia e sempre figa, guardate. Pesa 5 kg in meno della mia perché non c'ha il portapacchi, c'ha la batteria magari un po' meno potente, è bella pure questa qua, una bella flyer. Salve. E adesso dobbiamo decidere dove andare a mangiare. Forse andiamo a mangiare al mare invece che in Pineta, così ci facciamo prima un bel bagnetto. La spiaggia alla fine è bellissima. Allora, noi abbiamo questa cosa qua, Diciamo che ogni chilometro all'incirca c'è una traversa che va al mare, e dal mare, siccome l'ho fatta anche quella lì in bicicletta, l'ho fatta alla spiaggia, si presta molto andarci in bicicletta, dal mare vengono indicate quelle che sono le vie, o a quanto manca, ci sono dei cartelli ogni 200-300 metri che ti dicono come poter rientrare in questa via della Pineta, quindi uscita 1, uscita 2, uscita 3, uscita 9. Bisogna che faccia anche un video dei rumori, che sto cicalio qua si registra molto bene, quindi dopo metto il telefono sotto carica un attimo e mi faccio 10 minuti del video del rumore delle cicale e poi lo moltiplico e vi regalerò un meraviglioso video di 2 ore del rumore delle cicale della Feniglia. Dai, amore, vieni, dai, ci credo che c'è una vista stupenda, dai, andiamo a cercare un bel posticino per mangiare e per far bagno. Dai, devi scendere, è cascato giù la cosa, vedete? Gli è cascato giù il casco. Queste sono proprio le dune della Feniglia, sono dune, quindi è una... queste gobbe fanno parte proprio del... chissà come sono andate queste gobbe.
Io mi chiamo Carmelo Pasquale, sono bicchiere del Caffero di Me. Allora, chiuso il capitolo brancosauro o testuggine, come la vogliamo chiamare, e stiamo andando avanti. Alessandro ha ripreso la sua bici. Ale, qui a destra dovresti trovare un sentiero. Quando tu vedi il sentiero mi dici trovato e mi indichi la strada, io ti seguo perché tu sei il capo. Sulla destra dovresti trovarlo, la nostra mappa ci dice che tra poco c'è un sentiero che ci conduce a una nuova avventura. L'hai vista a destra? Guarda a destra, ti seguo, eh? Allora è questo? Vedete il cartello? Non so se si vede. Barco 4 si chiama questo. Quindi noi stiamo facendo il barco 4, che è all'incirca dopo la lapide di un chilometro. Quindi non è che ci andiamo a spingere tanto giù, però comunque stiamo parlando di spiaggia, diciamo, riserva naturale, insomma, di spiaggia proprio selvatica. Quindi percorrendo questa distanza, che è meno dei 500 metri che avevo detto, via, è 250 metri, arriviamo a una spiaggia selvatica, di quelle con le capanne abbandonate fatte coi tronchi. Ecco qua, adesso abbiamo anche un pezzettino di terra di ghiaietta. Cicala in vista. E le cicale. Ah, là c'è anche una zona picnic. Ma prima facciamo un bel bagnetto, che siamo a stomaco vuoto. Ah, vedi qua, con i bambini ci sono arrivati. Quanta gente è arrivata in bicicletta fino a qui. Guardate, il paradiso. Sì, dai. Andiamo avanti a parcheggiare, dai. Attento che lì è scivoloso, eh. Allora ragazzi, volevo concludere il video dicendo che dopo un sentiero all'incirca di 100 metri, molto carino, con la sabbia tra le dune, siamo sbucati qua. E c'è anche la vigilanza del bagnino, vedete che bello, quindi c'è la possibilità di avere sia la spiaggia selvaggia. Noi con dei teli siamo riusciti a farci una tenda, e così hanno fatto praticamente tutti, so, centinaia di tende fatte con questi teli che vendono, poi puoi comprare una decina di euro. Noi abbiamo messo anche uno sotto, vedete, abbiamo comprato i due, uno avevamo già comprato ieri. E niente, il mare, l'acqua è pulitissima, molto calda e molto adatta ai bambini, perché va a salire molto gradualmente. Per i primi 200 metri, diciamo, un bambino di 6 anni tocca, e poi comunque va ad alzarsi. E vediamo che qui abbiamo Porto Ercole sulla destra e Ansedonia sulla sinistra. Noi siamo solo a un chilometro dalla spiaggia attrezzata di Porto Ercole, che è quella lassù, mentre da qui andando giù ci sono 5 km di spiaggia selvaggia fino ad arrivare ad Ansedonia. Quindi magari noi che abbiamo il bambino ci siamo fermati il primo chilometro, mentre magari qualcuno più avventuroso potrebbe anche scendere più giù di qualche chilometro e trovare spiaggia sempre più deserta. Comunque in tutta la spiaggia i tronchi sono così allo stato primitivo, perché diciamo, essendo riserva naturale, vengono lasciati e la gente naturalmente li utilizza per costruire capanne di tutti i tipi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su.